Io me lo ricordo bambino al Pianeta Viola, erano i primi passi con la maglia delle Timo Logri. Era forse un 3 contro 3, non lo so. E adesso si è fatto grande, reduce da una bella annata in Serie B, un titolo under 19. Ilario, come stai? Come sta andando il tuo cammino della pallacanestro? Tutto bene, tutto bene. Dopo 4 anni a Ferrara è il mio primo anno alla Virtus Pozzuoli, mi sono trovato molto bene. Sia con gli allenatori, sia con tutti i ragazzi, abbiamo vinto un titolo con l'Under 19 regionale, tutto bene, tutto bene. Progetti per il futuro? Mi sono trovato molto bene alla Virtus Pozzuoli e vedremo cosa succederà in futuro. Assolutamente, ovviamente è giusto anche riavvolgere il nastro, hai detto bene perché Ferrara è stata molto importante per te, però sei nato qui, se non sbaglio tu sei di Stilo, se non ricordo male. Sei nato a casa della famiglia Schirri, grazie al coach Oprepio. Sì, sono un ragazzo di Stilo, ho iniziato a giocare qui a basket a 14 anni con Oprepio Padula, che mi ha insegnato tutto della pallacanestro. Mi sono trovato benissimo qui a Locri, infatti anche oggi, dopo quasi 6 anni, sono ancora qui con loro a questo bellissimo evento, la Ioni Cup. Ringrazio tutti. Visto anche passi in avanti, ci sono i campi nuovi, è tutto molto bello, è proprio un villaggio cestistico a tutti gli effetti, e vanno i complimenti chiaramente a Lucia, a Roberto, a tutto lo staff e ovviamente al presidente. È vero che prima giocavi a calcio? Sì, ho giocato da quando avevo 6 anni più o meno fino all'età dei 13 anni, solo che dopo ho smesso, ma grazie al mio cugino che conoscevo proprio mi ha detto guarda prova col basket, anche perché conosco questa persona che è bravissima, fa l'allenatore, infatti con Oprepio ci vediamo ogni anno in estate per allenarci insieme, siamo tanto attaccati con Oprepio. Tu sei 2004, quindi adesso allenamenti giornalieri per crescere ancora. Sì, sto facendo tante sedute di palestra, ma adesso inizieremo anche con Oprepio, dopo 6 anni insieme, come ogni mattina l'estate alle 6 ci vedremo per allenarci. Questo è un bel messaggio per tutti i ragazzi di questa età, anche più piccolini, allenare perché ce n'è bisogno. In bocca al lupo Ilario, ci vediamo in queste ore insomma. Grazie mille, grazie mille.